Buonasera popolo youtubiano, benvenuti nel mio canale, io sono Panda e oggi voglio iniziare questo video in un modo un po' particolare. Come potete vedere siamo sul sito della Amazon e oggi ragazzi ho trovato una cosa veramente stupenda, è stata proprio una manna dal cielo. Non parliamo di carte oggi, ma parliamo bensì del 2DS Pokémon Luna. Se voi cercate questo sul sito della Amazon, come potete vedere qua c'è questo bellissimo Nintendo 2DS alla modica cifra di 109,99 euro, inclusa spedizione, quindi 110 euro insomma. E in pratica è la versione della console 2DS con il gioco di Pokémon preinstallato, quindi senza la schedina fisica. Come potete vedere ci sono anche varie versioni con Pokémon Sole, con Style Boutique 2, che non ho idea di cosa sia, Tomodachi Life, Yo-Kai Watch, Super Mario e Super Mario Kart. Ragazzi, a tutti quelli che non sono in possesso di alcuna console DS con cui giocare a Pokémon Sole o Luna, vi consiglio veramente questo articolo perché non so quanto durerà la promozione, quindi affrettatevi a comprarlo finché è disponibile. Tra l'altro, ho scoperto anche che questa promozione è disponibile anche tramite i GameStop, però ovviamente quello che ho vicino a casa mia li ha esauriti in men che non si dica. Ma adesso passiamo ai tanto e attesi saluti. Siete stati veramente in tantissimi nello scorso video a chiedermelo e cercherò di farlo sempre, ogni volta, finché la situazione non degenera. Allora, saluto prima di tutto PokePlayCraft, Giampiero Pistone, Andrea Cerone, che fa pure rima, Matteo Bertoletti, Gamma Players, Orzo Official, tra l'altro perché Orzo Official? Scusami, eh. Vendi orzo per caso? No, vabbè, dai, sto scherzando ovviamente. Fantasalvo. E tra l'altro avrei una piccola storia da raccontare. Allora, c'è una famiglia di elefanti e il papà elefante va al frigorifero, apre il frigo, guarda la moglie perplessa gli chiede: "Cosa c'è, caro?" E l'elefante padre risponde: "Cara, hai comprato le Coca-Cole?" "Ma certo, caro." "Elefante?" Ok, dopo questo potete anche disiscrivervi dal canale. No, vabbè, non lo fate per favore, non lo fate. Poi, This is R2, non salutarmi nel prossimo video. Luca Barendi, come puoi aspettarti che io non ti saluti dopo un commento simile? Va bene, ragazzi, dopo i saluti, direi che è il momento della sigla. Buonasera popolo youtubiano, benvenuti nel mio canale, io sono Panda e oggi sono in compagnia di Split. Ciao a tutti, ancora una volta siamo qui dinanzi a un nuovo pacco da aprire. Ebbene sì, il pacco di oggi contiene un lotto di 300 carte. Cosa so di questo lotto? So che la gran parte delle carte sono comuni e non comuni e di quelle rare olografiche ce ne sono alcune in giapponese, però per lo più di set vecchi, per lo più, quindi saranno carte anche di set nuovi. Beh, che aspettiamo ad aprire? Andiamo subito a spacchettare. Ed ecco tirate fuori le nostre 300 carte, adesso non ci rimane che da metterle in ordine E guardare cosa c'è. e guardare cosa c'è. Bene ragazzi, eccoci qua. Nel frattempo per voi saranno passati 2 secondi, ma per noi sono passati circa 60 minuti. Sì, è stato un duro lavoro mettere tutti in ordine, sia per numero e per dividerli per set. Eh già ragazzi, abbiamo praticamente suddiviso le carte per set, disposte in numero, e già imbustato quelle più importanti che vi faremo vedere alla fine. Ricordiamo, è un lotto di 300 carte, quindi uno potrebbe aspettarsi un po' di tutto, no? Diciamo. Però non sempre, Già. diciamo, può andare nella migliore dei modi. Andremo a vedere, andremo a vedere. Allora, Iniziamo con un bellissimo Butterfree. qua abbiamo un sacco di carte. Qua sono le carte del set Ho anche Jungle. detto il burro libero. Butterfree? Sì, esatto. Esatto, iniziamo bene. Un Adesso doglio. ve le farò vedere un po' così.
Questo Firo, come vedete, è un po' spiegazzato, suo per forbecco, una mossa che piace molto a Scimmia, il nostro amico. Lingua avvolgente di Liquitum, tra l'altro. Cosa sta cercando di mangiare questo Liquitum? Sembrano dei semi, però sembra una palma, non lo so. Semi di palma. Marowak, che ricordiamo essere stato reworkato in Sole e Luna, in versione buio. Nidorina. Sì. Poi vabbè, Parasect, Rapidash. Adesso andrò un po' più veloce perché sennò questo è stato ripreso dal set generazioni, come ricordiamo. Weeping Bell, con un po' di saliva qua. Un altro con la Pokemon, goletta. Esatto, un altro Pokémon molto gradito dal nostro amico Scimmia. Ma il suo preferito. Ecco, questo è uno dei suoi preferiti, della torre bruciacchiata. Con la mossa frustrata. Frustrata, però. Esatto. Frustrata. Abbiamo un Cubone. Execute. Goldin. Jigglypuff. Come vedete, molte carte sono, diciamo, in condizioni abbastanza scarse, ma rispetto al precedente lotto, dove c'erano proprio delle carte ridotte male, non possiamo lamentarci. Direi che queste sono messe abbastanza bene, no? Variano. Ci sono anche alcune carte near mint, oserei dire, e altre ovviamente messe molto male. Queste sono tutte carte per i più nostalgici, che apprezzeranno sicuramente. E come vedete ce ne sono in varie lingue. Sì, questo è uno dei primi set, ricordiamolo. Sì, set Jungle, che è quello uscito subito quello dopo quello base. Esatto. Quindi è tra i primi. E sì, precede, diciamo, il set Fossil, se non sbaglio. Vabbè, Nonat Pokéball, come vedete qua, è stato morsicato praticamente. Le carte di addestramento non vengono mai prese in considerazione. Certo, giustamente. Poi vabbè, qua abbiamo messo tutte le carte strumento, come vedete le energie in fondo, e vabbè, queste si guardano velocemente. Va bene, passiamo adesso al set Fossil, visto che abbiamo detto che dopo il Jump c'è il Fossil. Esatto. E va bene, siamo questo Arbok, Panico. Viene chiamato set Fossil perché vengono per la prima volta introdotti i fossili. Esatto. Cioè Omanyte è caduto. Esatto. E le relative evoluzioni. Qua abbiamo un bel Cloyster. Okay. Una bellissima visuale, tra l'altro. Esatto. Gastly, che sta dilatando i suoi vapori, tra l'altro. C'è da dire che circolavano alcune leggende riguardo queste due Pokémon, il fatto che Gastly fosse appunto la parte interna di Cloyster, no? Però alla fine è solo una vaga somiglianza. E ironia sì, della sorte, le carte sono messe proprio in quest'ordine. Non è stato fatto di proposito, sono state messe in base alla numerazione, quindi non pensate male. Appunto, Gastly leccata. Poi vabbè, questo Golbat, un Pokémon che a lei piace molto. Sì, molto bello. Bellissimo Golduck, con Psycho Shock e Iper Raggio. Golem che rotola in inglese. Su un bellissimo prato. Bellissimo prato fiorito. Graveler. Purtroppo non può rotolare. Kingler, Magmar, Omastar. Molto bello qui, devo dire. È uno dei artwork più seri, diciamo. Serslash con l'attacco Slash. Giustamente. Giusto. Syndra, a proposito di Pokémon draghi acquatici, molto bello questo. Oh, un bellissimo Slowbro. L'immancabile Slowbro, un Pokémon molto sottovalutato. Esatto. Però è affascinante, affascinante. Tentacruel, Pokémon Medusa, puntura di Medusa, Weezing. Madonna ragazzi, le carte del set Fossil qua. Quanti ricordi. Per i nostalgici. Un Mekans che si allunga. Abbiamo un Geodude con Sassaiola. Horsea, cortina fumogena. A proposito di Pokémon Fossil, ecco uno dei primi che troviamo del set, Kabuto, che si evolve da Fossile Misterioso, che è una carta che facciamo vedere dopo. Poi abbiamo un Krabby. Omanyte, un altro Pokémon Fossile. Lei cosa preferisce? Kabuto? Kabuto. Ah, preferivo l'evoluzione. Già, Kabutops, beh. Esatto, era molto più figa. Poi hanno fatto anche la carta Shining di Kabutops, che quindi non c'è paragone. Bellissimo Psyduck con Emicrania. Sempre molto stordito, devo dire, questo Pokémon. Shellder. Oh, eccolo. Un altro Slowpoke. Nel suo prato senza fiori, con la sua mossa vuoto mentale. Bellissimo, il senso di vuoto che lascia questa carta. Esatto. Cioè, e con l'altra mossa rovistare. Rovistare proprio, in cosa poi che non ci sono cestini, esatto, qua. Tentacool, oh, Zubat che infestava le caverne.
Mister Fuji. Che si sta prendendo una bellissima leccata di Lickitung. Ma magari sta appunto cercando di fuggire. Va, chissà. Mister Fuji. Ok, momento triste. Allora, ricerca di energia, gioco d'azzardo, una carta che non dovrebbe essere legale. Riciclo. Riciclo. Ed ecco il fossile misterioso. Che appunto all'epoca si utilizzava per giocare, no? Esatto. Allora, adesso iniziamo con le carte del set Rockets, molto belle. Tutte un po' dark, però. Già, sembrano dark. Maligne, ecco. Per esempio, questo Gloom, che praticamente ha distrutto tutto l'ambiente circostante con la sua puzza, come vedete. Si può vedere la bava proprio da cattivo. Da cattivo, esatto, con l'occhio e la scintillina lì, proprio tipico da cattivo, devo dire. Esatto. Oh, bellissimo Vaporeon qua. Invece questo non sembra tanto cattivo. No, questo magico è violento proprio. Bellina. Altro che splash, a flop qui, attenzione che toglie 10. Si vede proprio che... proprio delle movenze cattive questa magica. Eh beh, c'è il mare rosso, devo dire. Penso che sia un piccolo riferimento al lago d'Ira, dove poi si evolve in un Shining Gyarados rosso, bellissimo, cattivissimo, molto arrabbiato. Bellissimo. Un Porygon nella scatola. Nella scatola, sì. E beh, penso che abbia ispirato molti collezionatori a iniziare a mettere le carte nella scatola. Sì, molti chest opening. Anche. Abbiamo un Abra seduto su un tettuccio qua, con Svanito. Già, il suo teletrasporto. Un bel Raticate, molto bello. Sì, molto amato come Pokémon. Molto amato soprattutto, questo roditore. Lei cosa pensa? Meglio così o meglio la forma da Alola? Io preferisco la forma Alola. Eh beh, è più paffutello e poi, cioè... fa da buon gustaio ai chef, vorrei dire. Qua si mette a rovistare nella spazzatura. Carriera, come si vuol dire. Ah, perché i denti si sono cariati? Sì, esatto. Un Diglett, oddio, questo disegno me lo ricordo. Sembra un palazzo. Sì, no, aspetta, cioè Diglett sembra un palazzo, no? Sì. E il palazzo dietro è tutto distorto. Esatto. Tra l'altro, lo sapevi che questa cosa qui è la bocca e non il naso? Quale? Quella sotto gli occhi. No, è il naso. È la bocca? Oh mio Dio, adesso tipo metterò delle immagini di Tigre. Questo bellissimo Dratini che sembra tutt'altro che cattivo. Ha una posa pucciosa. Pucciosa, esatto. Pucciosa. Magari è lì che trae in inganno, poi... Madonna, Dratini, quanto eri difficile da pescare. Drowsy, un Pokémon che ipnotizza e mangia sogni. E quindi incubo appunto. Molto amato dai bambini la sua evoluzione. Ipno, esatto, il Pokémon Ipno. Poi abbiamo Eevee. Un Eka. Scoffing, sempre... molto felice nella fabbrica. Esatto, sempre con questo che riprende un po' lo stile grafico di quel di Greta che abbiamo visto prima, come vedete. Ed è la particolarità, la peculiarità di questo set. Procediamo velocemente perché sennò arriva almeno un video di 30 minuti. Mashup, Magnemite. Manchi, molto carino qui. Già, non manca mai. Con Miss Chef, tra l'altro, come mossa. Bene. Oddish, Ponita. Oh, bellissimo. Uno concentrato, tra l'altro. È molto concentrato e pronto a combattere qui, devo dire. Magari è poco prima di evolversi qui, no? Dove inizia a sviluppare i suoi poteri psichici, appunto. Abbiamo una mossa psico qui, molto bello. Un Rattata. Ok. Del Team Rocket. Beh, disegnato bene. Finalmente uno Slowpoke che dorme sulla barca. E pesca, ragazzi, uno Slowpoke che pesca. Purtroppo questa pesca dovrebbe comportare la sua evoluzione, visto che pesca gli Shellder di solito. Già, diventa uno Slowbro. Esatto. O uno Slowking, a seconda di dove lo morde poi lo Shellder. Eh sì, molto bello questo disegno. Poi uno Squirtle un po' cattivo, con questi giochi d'ombra sul disegno, come vedete. Esatto. Eh sì, c'è lo sguardo un po' indemoniato, devo dire. Vabbè, classico Voltorb. Zubat. Questa è una carta abbastanza interessante, che, di cui esiste anche la versione olografica, che ritrae appunto Jesse James e Meow del cartone dell'epoca. E... ah, ok. Giovanni. Abbiamo appunto il loro boss subito dopo e questa carta sempre dallo stesso stile grafico di quel Diglett. Passiamo adesso invece
alle carte gym, che sono molto apprezzate dal Degli sottoscritto, allenatori, tra dei l'altro, allenatori, che si esatto. scoprono dei Pokémon mai visti nell'anime, Nell'anime, neanche vabbè. nel gioco. Però vabbè, dettagli. Appunto abbiamo un golem di Brock che non esiste perché è sempre rimasto Esatto, però ci può Geodude. anche stare, come l'Onix. Esatto, l'Onix qua ha un disegno particolare, devo dire. Ricorda per alcuni tratti lo Zygarde, no? Questo verde che lo Sì. circonda. Magari, boh. No, 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 non c'entra niente. Misty Misty Tentacool. Tentacool, Brox Graveler, Brox Ecco, Lickitung, Lickitung che non è ce l'ha un mai avuto. esatto. Mi ricordo che c'aveva James. James, esatto, Lickitung. James si è beccato sempre i Pokémon più strani, tipo Sì, quello che lo mettevano Mark. in bocca. Se è Weeping Bell, che è diventato un Victreebel. Victreebel. Ah, sì. Esatto. Vediamo poi Erika Execute, Gloom, un altro Gloom. Oddish, è molto scuro qui, nascosto in un orto, in mezzo ai Esatto. frutti. Weeping Bell, Weeping Bell. spaventato, che però ammira un fiore di ciliegio. Ma chissà perché è spaventato. Ecco, un bel Weeping Bell qua, in tutta la sua fierezza. Spearow di Light Surge. Misty Seeking, un bel pesciolino. Cosa c'ha nello sfondo? Dovrebbe essere Sembrerebbe tipo... dell'acqua. Sì, potrebbe essere un laghetto, però non si riconoscono i Pokémon. Abbiamo, vabbè, l'immancabile Starmie, Tentacool, un bellissimo Charmander Charmander. di Blaine's, capopalestra che per i giocatori d'erba come lei, che iniziava sempre Sì, con era un Bulbasaur. problema, ma essendo una delle ultime palestre era gestibile. Infatti potevi trovare facilmente un Pokémon d'acqua da E lei contrattare. con cosa lo sfidava? Che mi ricordo di solito con Slowbro, però anche Slowbro. con Dewgong, dipende Ah, dai casi. ho capito. Ah, tra l'altro anche Dewgong è un Pokémon che le piace, no? Sì, esatto. Vediamo poi, vabbè, Tauros, Mankey, Rhyhorn, molto semplice questo artwork, però un po' Esatto. particolare. Un Sandslash che ammira, non ammira il tramonto, dalle spalle al tramonto, non gliene frega Esatto. niente. Non gliene frega niente del tramonto, non è un tipo romantico. Oh mio Dio, questa carta è molto bella, devo dire. Sì, è molto felice. Sì, è molto felice con le guance arrossate, questo bel Sprout, tra l'altro sorridente, con la bocca chiusa, uno dei pochi artwork con la bocca chiusa, come vedete. Esatto. Queste tendenze a spalancare la bocca. Goldin, Horsea, Seal, a proposito di Dewgong, Misty Shellder, la conchiglia di Misty. Poi abbiamo Nostariu, sempre di Misty, Sabrina Sdrowsy, che qui lancia probabilmente l'ipnosi. Sì, sembrerebbe. Mr. Mime, molto bella qui, devo dire. Oh, Un molto altro bello. bellissimo Slowpoke, zoomato al massimo in Esatto, quest'arco. per rispecchiare la mentalità degli occhi, Esatto, la mentalità che non l'acutezza esiste. che esprimono gli Un occhi. Pokémon estremamente e indubbiamente acuto. Tra l'altro con l'attacco Lazy Attack, cioè attacco Che tigro, infligge tra l'altro 30 danni, 30 quindi non è danni. da sottovalutare per niente. Certo, però si addormenta, però vabbè, Slowpoke può dormire durante un combattimento, no? Esatto. Erika's Maze, le cameriere di Erika. Pikmin Machine, Brainstorm, qua abbiamo tutte le carte trainer che andremo un po' più rapidamente. E vabbè, e qua ci sono le energie che sfoglieremo velocemente. Adesso passiamo al prossimo set della gym. Iniziamo subito con questo bellissimo Charmeleon di Di Blaine. Blaine, molto bello, devo dire. Il Dodrio di Blaine, Dondrio. che non si sa quanto l'ha preso, Esatto, ma come vabbè. Primek di Brock, tra l'altro. Esatto, magari dai, ce l'hanno nel L'ha loro rubato ad computer. Ash. Ad Ash, sì. Abbiamo poi questo Vulpix, che è un po' asiatico in quest'arco, devo dire. Poi un Ivysaur nascosto fra le rose. Abbastanza affascinante, devo dire. Ok, questo è un po'... cioè, a me sinceramente fa un po' paura. Sì, sembra un Inception. Esatto, cioè sembra un... Kakuna con lo spirito di Beedrill Sì, che ho dietro un Beedrill. esce. Eh già, avevamo questo Koffing molto, molto gassoso, ti devo dire. Oh, Raticate, immancabile Oh, un roditore. Dewgong molto È un bello. bellissimo Dewgong con questo sfondo, tra l'altro, che sembra immergere lo spettatore nella carta, no? Esatto. Eh sì. Oh, mio Oh. Dio, oh mio Dio, ma è bellissima sta carta, non l'ho mai vista, È non l'ho molto mai vista, bellissima, accogliente. helping hand, mano aiuto proprio, e abbraccio, complimenti per la realizzazione di questo artwork, molto bello, molto molto bello. Sabrina Scadabra, questa carta è un po' rovinata, ve la faccio vedere, Purtroppo.
Poi abbiamo Mr. Mime, Brains Charmander, che è diverso da quello che abbiamo visto prima, sì, esatto. essendo appunto di set diversi. Brains Monkey, che si arrampica e raccoglie quello che sembra una bacca. Che tra l'altro fa con la mossa pranks molto di moda in questo periodo su YouTube. Eh sì, oh my god, Monkey, scherzo finito male a sua sorella. Abbiamo Blaze Vulpix, Giovanni Smacho, un Mekans un po' isolato in quest'arco. Tra l'altro, cioè, sembra, non lo so, c'è quest'albero con le foglie. Non sapevano dove mettere. Che prevale su Ekans. Questo Pidgey, che secondo me è troppo, sembra troppo combattente. Cioè, Pidgey è un uccello, quindi non diventa Pidgeotto o Pidgeot, non può combattere. Vabbè. Qua invece sembra molto... Notare che la mossa Peck e Sand Attack. Eh beh, immancabili. Traduciamolo per quelli che non sanno l'inglese. Beccata e attacco assist, Turbo Sabbia. E Turbo Sabbia, esatto. Poi abbiamo un Light Surge Pikachu, abbastanza carino qui, anche se potevano mettere una colorazione differente allo sfondo. Mrs. Magikarp. Beh, che dire di questo Magikarp? Beh, sembra quasi preso all'amo. Sì, sembra... Sì, è un po' anonimo in quest'arco, devo dire. Un altro Drowsy con lo scintillio sulla punta del dito. Non so che cosa possa essere, però va bene. Un Gastly che si nasconde dietro ad un muro. Tra l'altro si intravede l'ombra di alcuni Pokémon strani. Forse non sono Pokémon, magari sono solo persone. Esatto. Che vedono questo Gastly dietro ad un muro. Un altro Gastly qua. Molto più euforico di prima. Più euforico. Molto, devo dire, è molto Violet questa artwork. Questo bellissimo Psyduck che non si capisce cosa stia facendo. Sembra molto confuso. Esatto, pare uno studente che non sa rispondere alle domande di un test. Uguale, proprio, uguale. E vabbè, terminiamo con questa Energy.